Mi dice invece che attualmente, dopo 3 anni dall'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso, solo il 28% è stato sancito come affido condiviso, mentre il rimanente è andato per la maggior parte come affidamento esclusivo alla madre? Beh, questi sono dati che forse si riferiscono al totale dei casi attualmente esistenti, perciò ci sono tanti affidamenti che sono avvenuti pregressi. Nonostante questo, per esempio, la nostra associazione ha fatto una ricerca, non ufficiale, però secondo noi significativa, che i tempi che i figli passano con uno dei due genitori e rispettivamente con l'altro sono dell'83% il tempo, il bambino passa l'83% del tempo con la madre e il 17% con il padre. Diciamo, bilanciare questi tempi è anche una grande battaglia per le donne che molto spesso si trovano nella difficile situazione di dover tirare avanti una situazione da sole con notevole difficoltà e non hanno neanche il tempo magari di dedicarsi a altre attività o maggiormente al lavoro come potrebbero desiderare. Ma la maggiore criticità che voi, diciamo così, evidenziate è il fatto che ai padri venga riconosciuta meno possibilità o meno capacità di saper gestire la vita di un minore rispetto ad una madre che comunque, avendo un lavoro da fare, dovrà stare fuori casa in ogni caso per, che ne so, le 8 ore canoniche e quindi dovrà ricorrere, posso dire, all'asilo, ai nonni, cosa che potreste fare anche voi? Esatto, sì, molto spesso però purtroppo c'è un altro fenomeno contro cui combattiamo, è inutile nasconderlo, cioè il fenomeno del padre assente, cioè il padre che quando la famiglia si disgrega non si fa più sentire, non si fa più vedere. Al massimo manda l'assegno. Esatto. Ma quindi voi vi potreste, cioè voi potreste pensare di intervenire anche come associazione nei confronti del padre, nell'obbligarlo a frequentare il figlio? Ma sa, obbligare cioè, una persona a voler... Sensibilizzare. Sì, noi vogliamo sensibilizzare, il nostro scopo... Ecco, quello che voglio far emergere è che la vostra associazione, mi sembra di capire, non va in senso unico nei confronti o a favore della paternità piuttosto che la maternità. Non per niente ci siamo chiamati figli per sempre perché e non padri per sempre, ad esempio. Questa è la ragione. Certo. Allora, in concreto vorrei dire a chi ci ascolta dove si possono rivolgere per avere un ausilio e se velocemente ci può anche dire in cosa si concretizza questo ausilio. Anzitutto la vostra associazione, parlavo di Trentino Alto Adige, però è presente su tutto il territorio nazionale, ci ha detto il dottor Vezzetti. È presente tramite Adiantum, che è un cartello che ha riunito varie associazioni, perché queste associazioni sono nate spontaneamente in diverse città d'Italia. Adiantum cerca di... È un ombrello, esatto, che raccoglie più associazioni e immagino mette a disposizione anche esperti, dei professionisti, degli esperti. Tipo? Legali? Ma tipo legali, psicologi, mediatori, assistenti sociali. Io adesso qui vorrei approfittarne per fare un appello, perché stiamo cercando di trovare dei professionisti tra avvocati, psicologi, mediatori, assistenti sociali. Oltre a quelli che avete già insomma a livello nazionale. Esatto, per sviluppare Figli per Sempre in Alto Adige. Abbiamo già dei contatti con un avvocato che si è detto disponibile e che ci darà una mano, però abbiamo ancora bisogno di creare una struttura. Una rete. Bene, allora io ho scoperto scoperto perché me l'ha detto lei alcuni giorni fa, un numero SOS e vorrei dare l'indirizzo mail, delle coordinate per non lasciare in sospeso il discorso, come allora, a noi non piace fare. Abbiamo un sito web che è www.figlipersempretuttoattaccato.com, l'email figlipersempretn@gmail.com e un numero di telefono che è il 333-4504-322. Ecco, questi io direi contatti, di ripetere almeno il numero di telefono certamente, più lentamente perché non tutti siamo sempre pronti con la penna in mano. Allora 333
345 04 322. Chiarissimo. Il numero SOS è sempre ancora attivo? Il numero SOS è quel, c'è un numero SOS dell'associazione. Ci ha un po' spaventato il dottor Vezzetto parlando di tutti questi fatti di cronaca, per cui perché no? Diamo questo numero. Diamo anche SOS. Il numero SOS, che è dell'associazione di Varese, però. Che ci sono degli operatori che rispondono sempre dal lunedì al venerdì. Dalle 10 alle 18. Benissimo. Il numero? 333 83 01 086. Ecco, sperando che non ce ne sia bisogno, però in caso, insomma, così di tentennamenti, perché no, fare questo numero, ed è un numero amico che ti dà un indirizzo, un incoraggiamento sicuramente. Allora, siamo in chiusura, ingegner Paolucci, io la ringrazio e non posso che augurare un in bocca al lupo all'iniziativa di legge. Grazie e alle a voi. Vostre future attività di Figli per Sempre. Allora, ricordo ancora, sabato 28 marzo ore 18, il dottor Vezzetti a Bolzano. Grazie, noi, grazie all'ingegner Giovanni Paolucci, noi mettiamo un punto e torniamo a capo con la seconda parte della trasmissione. Prima però, senza alcun riferimento a persone e a cose, ascoltiamo un brano di Gigi D'Agostino. Subito dopo, qui con una card per gli acquisti offerta dal comune di Bolzano. A tra poco.